Questa è la grotta, l'ingresso della grotta. E qui è l'ingresso della grotta. Questo meraviglioso albero di amarena con le sue radici proseguono molto sotto. Vediamo queste radici come sono vigorose. Quindi la parte lì, soprattutto questa qui, e piano piano qui sul lato destro c'è una serie di radici, più che una radice sembra un serpente. Guarda, si infiltra piano piano nella roccia. Quindi queste radici mantengono saldo questa parete rocciosa. Però nonostante tutto, nel corso degli anni, io sono classe 1955, 50 anni fa, l'ingresso di questa grotta andava 2 metri più sotto. Quindi con il mal tempo, acqua, pioggia, gele, neve, neve e venta, gli egizi sono caduti qui e hanno costruito questa grotta. Vediamo qui, si sale piano piano e vediamo cosa c'è. Basta spostarsi qui, si sale su questo costone roccioso, ecco qui, la grotta. La parete rocciosa e tutta questa serie di tornanti. Qui c'è l'imbarazzo della scelta. Questo è area archeologica, Monte Pen. Là ci sono i resti delle mura. La città incisa è 4-6 secolo avanti Cristo. Qui c'è resta un altro costone roccioso. E lì che c'è lì? La strada. Ah, a prossimo. Allora, quello che vedete lì, dove c'è la palizzata, quel che è rimasto, è una strada realizzata, cementificata dal gruppo alpino di Comune Luca Marsi, ma che nel 2015, a causa dei tragici eventi meteorologici che hanno buttato a valle una montagna di detriti, hanno distrutto in parte la strada. Quindi quella strada prima era accessibile ai pedoni, soprattutto agli automezzi che da là qui sotto, da Santa Maria si saliva sopra, saranno circa 2 km di strada, si poteva percorrere benissimo con gli autoveicoli. Adesso per andare sopra la Cunicella si può salire sempre con automobili che avete seguito, solamente nel nucleo industriale di Avezzano. La posso scendere qui oppure qui. Vediamo, c'è l'imbarazzo della scelta. Qui è pieno di timo. È tutto un costone roccioso. Però io mi so benissimo arrampicare. Scendo senza problemi. So come un alpinista. Questo è un modo di. Ah, sento. Parano cerbiate. Ecco qui. Sono sceso. Ah. A proposito, qui c'era anche una strada. Cosa succede? Questa strada proseguiva sopra, ma alla frana si è tutta cosata. Ma per avere una cognizione dell'esatto stato dei luoghi, ecco qui, vedete cos'è rimasto? Tutto distrutto con la strada.